riuscivo a portare il passo, e ci raggiunge da Lecce, è venuto apposta per passare con noi questa serata fredda, mi dispiace, però purtroppo si sapeva. Ed eccolo qua, è venuto a San Valentino e ha detto: dove ci sarai tu, come faccio a dire di no, voglio venire sempre. E quindi trascorrerà il weekend insieme a noi. E grazie, grazie. E allora insomma, la velocità la mettiamo da parte, la poesia diciamo, io non ho freddo, neanche le persone. Niente, io ho esordito in questo mondo magico della poesia un anno fa, esattamente il 21 marzo del 2016. Mai avevo letto prima una poesia, mai l'avevo scritta. C'è stata una storia che mi ha molto colpito e ho pensato di tradurla in poesia. Il mio esordio è stato qui proprio ad Acquaparda con la poesia Ricordo. Ricordo. Vediamo un po' perché. Allora. Ricordo. Sei stata quel mare a cui approdavo i miei sentimenti. Te che mi hai ispirato al cantico dell'amore. Il tuo starmi vicino mi ha trasmesso sensazioni mai vissute. Mani ignote, pesanti, hanno chiuso il sipario. Ma tu sei rimasta in scena con il tuo profumo che mi accompagnerà per tutta la vita. Non ho la forza per farti uscire dal mio pensiero. Le tue parole hanno tracciato il mio cuore. Qualcosa di noi ci unisce, come quelle stelle distanti, e dal pillare lo fanno insieme. Sei un amore pensato e mai vissuto, che nessuno andrà mai a calpestare, un forte raggio di sole dà la luce ai nostri pensieri, per non dimenticare i tempi vissuti mai consumati. Grazie a tutti voi, grazie all'organizzazione e grazie ancora alla Lucia nostra e anche a Lello, assolutamente è un piacere e un bel ricordo. Ecco, ecco. Foto. Grazie. Foto di Vito. Dito dove? No, Vito, foto di Vito, eccolo qua, lì, stavo a dire. Grazie, ci vediamo dopo. Adesso è il momento di Rosa Mannetta e si prepara Liliana Fiocca. Vieni, Rosa.